A Murmano la prima edizione della giornata della legalità organizzata dalla locale amministrazione comunale con un ospite d'eccezione, il comandante Alfa del GIS, gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. Qual è il pensiero che porta degli uomini di grande valore a rinunciare alla propria vita ed essere al servizio degli altri? Il senso di appartenenza, questo forte senso di appartenenza, di essere un servitore dello Stato. La fondazione del GIS nacque nel lontano 1978 per opera dell'allora ministro degli interni Francesco Cossiga, con l'intento di affiancare un gruppo operativo alle investigazioni antiterrorismo. Il leader di questo reparto viene ribattezzato dai suoi uomini comandante Alfa, un militare obbligato ad indossare il mefisto nero, che crede decisamente nella lotta per la libertà e la democrazia al servizio delle istituzioni. Cossiga è un lungimirante. Ci ha impiegato un po' di anni, però alla fine ce l'ha fatta a creare questi reparti. Quindi scelse il battaglione carabinieri paracadutisti perché noi arruoliamo solamente da quel reparto. Il comandante ha raccontato della sua esperienza di vita partendo dagli anni in cui, appena diciassettenne, decise di intraprendere la scelta di abbracciare l'arma, scegliendo la via della legalità. Io la mia vita la rifarei tutta parapara, anche insieme ai miei errori, per carità. Però vedi, io sono nato a Castelvetrano, che è un paese dove la cultura mafiosa ancora esiste, dove abbiamo ancora uno dei più grandi ricercati al mondo, che è Matteo Messina Denaro, che abita a 500 metri dalla casa della mia famiglia, dei miei genitori. Quindi non nascondo che sono stato un po' attratto dalla vita, diciamo, dalla parte del male, perché giocavo con i figli dei mafiosi, dove avevano tutto, i soldi, la bicicletta. Io piano piano ho cominciato a capire, con degli episodi che mi sono successi, ho cominciato a capire che stavo andando dalla parte sbagliata. Quanto è stato importante l'appoggio della sua famiglia? Beh, mia madre veramente ha vissuto nell'ombra e continua ancora a vivere nell'ombra. Lei mi diceva sempre: tu pensa a tornare a casa sano e salvo, al resto ci penso io. L'unico rammarico che ho nella mia vita è non essermi goduto l'infanzia dei miei figli. In questo ho notato un grande parallelismo anche un po' con un pezzo della mia vita, perché quando ha parlato della famiglia e della moglie in particolare, pure io non ho avuto la fortuna, pur avendo due splendidi figli, di potermi godere la loro infanzia, perché ero fuori per l'impegno politico. E quindi lui ha fatto un ritratto della sua compagna straordinario, quando ha detto ha fatto la mamma, ma ha fatto anche il papà, ha fatto tutto, perché ha fatto l'educatrice, ha fatto l'educatore, che doveva sobbarcarsi a questo lavoro sapendo che io non potevo essere al suo fianco. E quindi devo dire un tratto anche umano dell'uomo straordinario. Un'esperienza che ha voluto raccogliere in tre libri: Cuore di rondine, Io vivo nell'ombra e l'ultimo, Missioni segrete, che viene invitato a presentare in tutta Italia con dibattiti pubblici nelle scuole, il cui ricavato è devoluto ad ospedali pediatrici in tutta Italia. Vivere una vita con il mefisto non è facile. Farlo per 40 anni e continuare a rispettare le leggi credo che sia l'esempio più bello e più pulito che possiamo tramandare alle nostre future generazioni. Prima giornata della legalità a Murmano, una giornata che si è voluta fortemente come amministrazione comunale per dare il buon esempio alle giovani generazioni, ma non soltanto a loro. Noi questa sera a Murmano abbiamo intrapreso questo percorso dedicato alla legalità. Il nostro primo ringraziamento va alle forze dell'ordine che lavorano quotidianamente per difendere la nostra sicurezza e la nostra libertà, quindi soprattutto un plauso a loro. E poi una buona amministrazione, a mio avviso, deve necessariamente trattare queste tipologie di attività, perché educazione e legalità significa andare a rafforzare quelle che sono le fondamenta, della vita civile di tutti noi. Noi riteniamo che educare la cittadinanza, educare i giovani alla legalità sia importantissimo e fondamentale anche per chi amministra.